हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता श्री गदाधर श्रीवासी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कारी अमीची कारी अमीके कारी देवोती कारे देवोते, हरे कृष्णा तुती। Buonasera, scusateci per il ritardo, c'è stato un blocco del traffico al centro di Atene e quindi abbiamo dovuto fare un grande giro per ritornare al tempio. Allora scusate un po' per il ritardo. Hare Krishna, Haribol, Emanuele, Paola, Antariyami Prabhu, Hare Krishna, Massimiliano, Anna, Hare Krishna, buonasera. Antariyami Prabhu, grazie, grazie per l'aiuto, sei sempre gentile, grazie veramente. Hare Krishna. Tra l'altro, parlando qui del nostro tempio di Atene, quindi domani abbiamo un incontro molto importante. Allora, l'altra volta, per quasi 2 volte, così siamo stati un po' sorpresi un po' dal lockdown. Questa volta, siccome ci sono delle previsioni simili alle altre 2 volte l'anno scorso, quest'anno vogliamo un po' organizzarci. E quindi stiamo pensando, domani abbiamo un incontro importante, domattina, poi anche lunedì prossimo, martedì prossimo, per organizzare questo lockdown. Non vogliamo farci cogliere di sorpresa, ovviamente. L'anno scorso, durante il lockdown, abbiamo preparato il tempio, quindi abbiamo imbiancato, fatto i pavimenti, abbiamo fatto una doccia che non c'era, veramente da zero, così abbiamo fatto un po' di tutto, tra falegnameria, quindi elettricisti, perché eravamo senza corrente, idraulici, abbiamo fatto un po' tutto, così veramente, vi dico sinceramente, io ho fatto queste cose. Proprio ricordando il mio carissimo fratello, confratello, mia anche guida spirituale, Somaka Prabhu, che era capace di fare tutto. Vi dico sinceramente, meditando su di lui, che faceva veramente tutto. Era ambidestro, quindi usava la mano sinistra e la mano destra senza nessuna difficoltà. E faceva tutto, insieme facevamo tutto, no? Quindi dai pavimenti a imbiancare, a muratori, abbiamo fatto di tutto, così abbiamo preparato il tempio. Però questa volta, questo prossimo lockdown che sembra preannunciarci, preannunciarsi, quindi ci vogliamo organizzare e stiamo veramente pensando durante questo periodo assolutamente di non lasciarci chiudere nel tempio, ma
Vogliamo organizzare, abbiamo 6.000 libri qui, piccoli, non sono libri grandi, abbiamo 6.000 libri, la reincarnazione, abbiamo scienza della realizzazione spirituale, libri in greco ovviamente, e vogliamo veramente distribuirli. Vogliamo distribuire libri e distribuire prasciadam ai poveri. E siamo un pochino preoccupati perché abbiamo paura. Che ci causano problemi se ci esponiamo tanto. Quindi studieremo attentamente la situazione per poter predicare durante il lockdown, distribuendo libri, quindi andando per le strade, quindi non sarò da solo, ci sono delle persone che vogliono aiutare, sono molto entusiaste e quindi faremo queste due cose. Domani abbiamo questo appuntamento importante, poi stiamo incontrando un avvocato, è lo stesso che nel passato ci ha aiutato, un avvocato greco ci ha aiutato siamo riusciti a fare l'intesa col governo. Questa è una cosa molto importante perché siamo stati riconosciuti come la Chiesa per la coscienza di Cristo. Questo è il nome ad Atene. Adesso, però ovviamente abbiamo. Nonostante il governo ci riconosca, purtroppo abbiamo la parte religiosa, la Chiesa cristiana ortodossa, che non fa passare nemmeno una formica. Quindi, però ci organizzeremo in maniera che possiamo fare queste cose. Veramente è una cosa importante, no? E non vogliamo assolutamente rimanere fermi se ci sarà un prossimo lockdown. Qui lo stanno preannunciando. Stanno di nuovo chiudendo e anche qui c'è il Green Pass, quindi la vaccinazione obbligatoria, eccetera, eccetera. E non vogliamo veramente essere bloccati nella predica. E abbiamo già iniziato oggi l'organizzazione, la vogliamo portare avanti con i devoti ungheresi che sono qui vicino a noi, quindi vogliamo dalla Bulgaria anche, ci stiamo organizzando con altri devoti. E vogliamo veramente non essere azzerati, no? E poter veramente presentare la coscienza di Krishna. Allora, stasera, scusate il ritardo di nuovo, Lorena, Hare Krishna anche a te. Allora, questa sera ho scritto di nuovo Jagannath, parte nona. Perché? Perché questa sera c'è l'ultima cerimonia, l'ultima cerimonia. Ieri sera abbiamo visto. Siamo riusciti a uscire dal tempio e andare in un posto pubblico e abbiamo stampato un'immagine veramente con colori giusti che fa vedere la cerimonia di cui abbiamo parlato ieri. Quindi il signore Jagannath è stato letteralmente ricoperto d'oro, quindi vedete la sua corona completamente d'oro, tutto massiccio. Vedete le mani del signor Jagannath, qui si vedono molto meglio, quindi vedete anche di qua, questo è il colore vero, questi sono i piedi di loto d'oro del signore Jagannath. Allora qualcuno mi ha chiesto come mai tutto questo sfarzo, come mai è Dio che pretende queste cose dai suoi devoti. Allora non è assolutamente questo, non è Dio che pretende dai suoi devoti, ma. E quando c'è questa cerimonia, questa cerimonia così bella della quale abbiamo parlato ieri, quindi quando il Signore viene ricoperto completamente di questi doni, in realtà è l'amore dei suoi devoti, è l'amore dei devoti e tutti insieme, sono tutte donazioni, sono tutte donazioni di devozione. Che tutti gli abitanti di Jagannath Puri, anche in altre parti del mondo, i devoti desiderano partecipare a questo programma, no? Quindi non è qualcosa che viene obbligato ai devoti, no? È letteralmente un atto d'amore. Come dicevamo, no? Quando qualcuno ama una persona, quando un figlio ama i genitori perché si sente grato verso di loro, è pronta a fare qualsiasi cosa per i suoi genitori.
Allora, in realtà stasera è l'ultimo atto del Ratha Yatra, quindi effettivamente il Ratha Yatra è per questo che abbiamo messo ancora parte ottava o nona, adesso non ricordo bene, perché questa sera è proprio l'ultimo atto del Ratha Yatra e c'è una cerimonia molto particolare che si chiama Adrapan. Allora, vedete, queste sono fotocopie fatte con la nostra stampante perché dobbiamo ripararla, quindi non funziona bene e i colori non sono così belli. Comunque, vedete davanti al signor Jagannath, quindi Adrapan, quindi vedete all'altezza della bocca del signor Jagannath, vengono preparati centinaia di litri, siccome fa molto caldo e siccome il signor Jagannath è tornato dal suo soggiorno, diciamo soggiorno estivo, quindi al tempio di Gundicia. Quindi ieri sera è stato ricoperto di oro perché indica l'amore di tutti i devoti per Jagannath, che è tornato. Quindi sono tutti felici, molto felici. E quindi ieri sera c'è stata questa cerimonia particolare nella quale il signor Jagannath, Subhadra e Baladeva sono stati ricoperti di gioielli e di oro. Perché? Perché sono ritornati al tempio, al mandir, sono ritornati a Dvaraka. Quindi gli abitanti di Dvaraka li hanno accolti con grande, grande sfarzo. Quindi a Dvaraka Krishna è un re e quindi gli abitanti di Dvaraka, le regine di Dvaraka, lo servono sotto il sentimento di Aishwarya. Aishwarya significa opulenza, quindi significa in modo regale e quindi viene trattato come un re. Mentre quando era Gundicia, sotto il servizio e la tutela degli abitanti di Vrindavana, viveva in maniera molto semplice. Quindi gli abitanti di Dvaraka, quando ritorna Jagannath dopo questi 7 giorni di villeggiatura, quindi lo vogliono accogliere in una maniera particolare. Vogliono Le regine di Dvaraka, la regina Lakshmi Devi, la dea della fortuna, vuole che lui dimentichi questo soggiorno che ha svolto a Gundicia, ma non per un sentimento materiale, per amore. Per amore, gli abitanti di Vrindavana non vogliono vedere Krishna come un re, quindi non vogliono vederlo sopra a questo carro in maniera così regale. Quando lui entra a Gundicia, quindi il signore Jagannath scende dal carro e entra nel tempio, come entrare nel villaggio di Vrindavana, in maniera semplice. Ma quando ritorna a Jagannath Puri, al Mandir, allora riprende la sua veste di re. È per questo che ieri sera c'è stata questa cerimonia molto speciale, nella quale al signore Jagannath, Subhadra e Baladeva, in maniera regale, sono stati ricoperti di gioielli. Non soltanto d'oro, di gioielli, quindi in maniera amorevole, quindi è uno scambio d'amore. In nessuna maniera dobbiamo pensare che il signore Jagannath sia un tiranno che esiga dai suoi servitori questo trattamento. Non è affatto così, è il sentimento di amore. E questa sera, siccome fa molto caldo, quindi ha viaggiato, eccetera, questa sera viene offerto al signore Jagannath, a Subhadra e a Baladeva, c'è una cerimonia che si chiama Adrapan. Scusate, qui in Grecia è come 50 anni fa in Italia, partono continuamente antifurti, no? Perché le persone mettono antifurti dappertutto, tutte le macchine, le moto, le case, quindi c'è un concerto di antifurti. E quando partono gli antifurti, non li fanno mai, non li spengono, no? Sembra che per loro sia musica, perché è sintomo che sono moderni, che sono organizzati, che anche loro sono come tutti gli altri, poveri. Quindi sentite che l'antifurto andrà avanti un quarto d'ora, 20 minuti, prima che lo tolgano. Scusate la confusione. Quindi dicevo, Hare Krishna. Quindi dicevo, questa sera è l'ultima serata e
viene offerto una bevanda, vengono preparati, ci vuole un mese intero per preparare questi contenitori di terracotta, perché come vi ho detto tante volte, nessuna cosa, vestiti, nessuna cosa, eccetto questi ornamenti e questi gioielli d'oro, non c'è nessuna cosa che viene offerta al signore Jagannath e che viene utilizzata due volte. Quindi tutti i contenitori per bere, per mangiare, eccetera, ovviamente oggi c'è stato un pranzo regale, un pranzo particolare, sono ripartite le cucine che erano ferme, le cucine di Jagannath Puri, e i devoti, i servitori approfittano di questa settimana che il signore Jagannath è in vacanza, approfittano per pulire, preparare, riordinare le cucine, il tempio, quindi tutto viene rimbiancato, pulito, ci sono squadre e squadre di devoti che lavorano per preparare di nuovo il tempio per il ritorno del signore Jagannath. Scusate questo antifurto, andrò avanti. Ecco, Hare Krishna, Hare Krishna, Shanti, pace. Allora, quindi preparano il tempio per accogliere il signore Jagannath e il tutto viene svolto con grandi sentimenti di amore, no? Quindi lo ripeto per l'ennesima volta. Patrampus pam palanto yam, yom batti apreacceti. Quindi nessuno pensi che il signore Jagannath esiga e sia un problema. Non è un problema, non è un problema. Praticamente il tempio viene mantenuto esclusivamente dall'amore di tutti i devoti, ma da ogni parte del mondo arrivano aiuti, no? Quindi non dobbiamo pensare che sia un peso adorare il signore Jagannath. C'è una fila, ci sono migliaia e migliaia, ci sono 10.000 cuochi che cucinano, 2.000 devoti assistenti. Allora qualcuno mi ha anche chiesto, ma non ci sono donne che adorano il signore Jagannath, che lo vestono, eccetera. Ci sono le donne, ma non fanno un servizio diretto alla divinità. Quindi tutti i servizi ausiliari di assistenza, di cucito, tutti i servizi in generale vengono offerti dalle devote. Però non vedete donne, no? tra coloro che offrono cerimonie al signore Jagannath. Questa è la cerimonia di questa sera, come dicevo si chiama Adrapani. Pani significa acqua, significa bevanda. Allora vedete che sono state preparate dei grossi contenitori di terracotta che arrivano fino alla bocca di Jagannath. Quindi il signore Jagannath non deve far altro che bere direttamente. Quindi contenitori enormi, 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 centinaia e centinaia di litri di bevanda meravigliosa che è composta da tante, tante cose buone, dolci, miele, tante cose meravigliose. E viene, ecco, i tre carri, quindi sono davanti, questa è proprio una foto di oggi, questa è proprio di oggi. Praticamente i carri sono davanti all'entrata principale del Mandir, Simadvar, quindi la porta di Nrisimhadeva, tutti e tre i carri. Questa è un'immagine di oggi, è proprio di oggi, in diretta. E i tre carri sono presenti e quindi vengono offerte alle divinità direttamente, perché Jagannath e suo padre Baladeva per l'ultima notte hanno dormito all'aperto. Fa molto caldo, quindi in India immaginate fa un caldo incredibile. Oggi per la prima volta qui ad Atene la temperatura è un pochino scesa, ma altrimenti era sempre intorno ai 40 gradi ultimamente, anche se il clima è piacevole, non è umido, è secco, un clima piacevole. Quindi il signore Jagannath gli viene offerta questa bevanda dopo il pranzo nel pomeriggio, gli viene offerta questa bevanda perché sono tornati da un lungo viaggio. Quindi vedete che Jagannath e Subhadra e Baladeva sono trattati esattamente come viene trattato un re, una persona importante, per questo che viaggiano nei carri. Quindi è per questo che i carri poi a Gundicia rimangono nel cortile per una settimana, e quindi Jagannath, Subhadra e Baladeva non vivono nei carri, però quando tornano a Jagannath Puri il sentimento è il sentimento di Dvaraka,
ma vengono serviti esattamente in accordo alle necessità, in accordo alla stagione, in accordo al clima. Quindi il Signore Supremo viene trattato esattamente come se fosse presente, perché è in realtà presente. Quindi viene servito, viene vestito, lavato ogni giorno, ogni giorno. E il tutto si svolge con tanto amore. Una cosa volevo dirvi, no? C'è una storia che non è una storiella, è una storia vera. Allora, due occidentali, non tanto tempo indietro, allora voglio raccontare questa storia perché è una storia vera. Due occidentali si lamentavano vicino a Jagannapuri, si lamentavano di come il signore Jagannath viene trattato in maniera così regale e in maniera così particolare, e criticavano apertamente due occidentali. Poi loro stessi hanno raccontato questa storia, cristiani si lamentavano appunto di questa adorazione, di come il Signore con questo volto particolare, perché c'è questa adorazione, eccetera. Durante la notte entrambi questi due signori hanno ricevuto in sogno il Signore Jagannath, che parlando a loro ha spiegato a loro che lo stesso legno della croce di Gesù, lo stesso legno ha composto il loro corpo. E loro hanno detto: noi non siamo diversi dal Signore Gesù. Il Signore Gesù è un nostro carissimo devoto, quindi non dovreste vedere questa differenza. E loro sono rimasti molto meravigliati. Adesso sono devoti di Krishna, devoti di Jagannath. Questi due signori hanno raccontato questa storia di come il Signore Jagannath direttamente ha spiegato loro che non c'è nessuna differenza tra Gesù, che è un loro devoto, e Jagannath Subhadra Baladeva. Quindi è una storia alquanto straordinaria, ma è esattamente la verità. È esattamente la verità. Quindi il Signore viene personalmente. Paola Bocchi ha fatto questa domanda, no? Come presentare Jagannath, quindi questo volto così particolare, alle persone? Come presentarlo? Allora, nella stessa maniera, così come gli occidentali fanno fatica a capire che Krishna suona il flauto, che sia un ragazzo blu, quindi è tutto un po' particolare, non soltanto il Signore Jagannath. Quante volte le persone dicono: oh, ma Dio Krishna ha una consorte, Radharani, ma cosa significa? Perché siamo abituati in questo mondo a pensare a Dio sempre come qualcosa di astratto. Quindi quando una persona si dedica alla vita spirituale non può comprendere che Dio è una persona, non può comprendere che Dio ha delle caratteristiche. In realtà è esattamente l'opposto. Quindi come noi abbiamo delle esigenze, come noi abbiamo dei desideri, come noi abbiamo una personalità, quindi da dove nascono tutti questi segni? Da dove vengono tutte queste caratteristiche? Qual è l'origine di queste caratteristiche? Ognuno di noi, ognuno di voi ha dei desideri personali. Uno ha la fidanzata, ha il fidanzato, ha il marito, ha la moglie, e cerchiamo tra di noi di volerci bene e di soddisfare gli uni i desideri dell'altro, degli altri. È una cosa assolutamente normale. Quindi il riconoscimento della personalità. Ma da dove nasce tutto questo? Da dove nasce tutto questo? Qual è l'origine? Ogni cosa che esiste ha un'origine. Ansarvasya pravavo, ma ta sarvam pravartate, dice la Bhagavad Gita, no? Ma ta parataram nanyan, kinchidasti dananjaya. Krishna dice ad Arjuna: ma ta parataram nanyan, you know, ishavasya midam sarvam, om purnamada purnamidam. Tutta la letteratura vedica, tutte le scritture vediche ci parlano di Dio come il padre originale. Allora, un figlio somiglia sempre al padre. È normale. Allora, un figlio, appena nasce un bambino, immediatamente diciamo: a chi somiglia, la mamma o al papà? Non è vero che diciamo così? È una cosa inevitabile. Ognuno di noi
se guarda le immagini dei suoi genitori o li vede, vede caratteristiche simili tra il figlio e il padre, tra il figlio e la madre, eccetera. Quindi matta sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, buddha bhava samambita, dice la Bhagavad Gita, no? Quindi ogni cosa che esiste in noi ha un'origine in Dio, Dio è l'origine. Allora ognuno di noi ha dei sentimenti, adesso è estate, fa così caldo, allora beviamo delle bevande, tante bevande, no? E ognuno di noi piace una bevanda diversa, ognuno di noi piace una verdura, un frutto diverso, è assolutamente normale. Quindi da dove nasce questo desiderio di bere, di rinfrescarsi? Da dove nasce questo desiderio di riposarsi, di andare in vacanza? Nasce dal signore Jagannath. Il signore Jagannath va in vacanza 10 giorni l'anno per soddisfare gli abitanti di Vrindavana, ma va in ferie, va in vacanza per amore dei suoi devoti, quindi per soddisfare i suoi devoti che lo amano tanto. Quindi Dio va in vacanza, quindi Dio beve perché ha sete. Tutte queste caratteristiche noi ce le abbiamo perché le abbiamo prese, le abbiamo ereditate, le abbiamo ricevute, patim patinam paramam parastat, le abbiamo ricevute da Krishna, da Dio, che è il padre di ogni essere vivente. Quindi non dobbiamo immaginare un mondo spirituale vuoto, tutto trasparente. Purtroppo nel mondo dei cristiani, nel mondo dei musulmani, eccetera, Dio non esiste. I musulmani non raffigurano Dio, non raffigurano Dio. Guardate, parlate poco fa, per esempio, però se noi abbiamo amore per loro, loro si commuovono. Proprio mezz'ora fa stavamo tornando al tempio, lungo la strada mi sono fermato perché abbiamo una macchina, una vecchia macchina così a GPL, e siccome sono molto cultore del GPL qui in Grecia, ci sono tanti distributori e ci sono molti musulmani, molti pakistani, no? E c'era un ragazzo indiano, si vedeva che era indiano, gli ho parlato un po' in hindi, lui è rimasto molto contento, poi ha scoperto che io sono un Hare Krishna, ma nonostante lui fosse musulmano, io gli ho parlato bene di Allah. Allora lui spontaneamente, generalmente sono molto ostili i musulmani, vi dico sinceramente, verso gli indù o verso i devoti di Krishna, sono molto ostili. E invece questo ragazzo gentilmente è scomparso ed è riapparso dopo pochi secondi con 3 bottiglie d'acqua. Ci ha regalato 3 bottiglie d'acqua. Veramente mi ha commosso questa cosa, perché generalmente i musulmani non apprezzano molto i devoti, anzi per niente. E lui ha visto che io sono un devoto di Krishna, dalla capigliatura, dal vestito, ovviamente l'ha riconosciuto. Ma siccome io gli ho glorificato Allah e gli ho parlato un pochino, 4 parole, lui è rimasto così contento che ci ha portato dell'acqua, 3 bottiglie d'acqua, ce l'ha messa dentro la macchina. Quindi vedete che veramente, veramente è molto importante vedere tutti come fratelli, vedere tutti come figli dello stesso padre. E c'erano ancora altre persone che abbiamo incontrato, gli predicavo questa filosofia, ucraini, una famiglia, una coppia ucraini. Stavo qui, ovviamente siamo come essere, non so dove, Atene è piena, c'è il mondo qui, no? Quindi vengono da tutto il mondo, tedeschi, francesi, spagnoli, americani, cinesi, c'è di tutto qui, no? Ma è bello parlare con loro e discutere l'argomento che Dio è il nostro padre, è il padre comune, e quindi è da lui che noi abbiamo preso queste caratteristiche, no? E le persone apprezzano, tante persone apprezzano. È per questo che ci stiamo preparando a una grande distribuzione di prasciada e di libri. Quindi non importa se sono da altre parti del mondo, non importa se non parlano una lingua, c'è una lingua comune, non occorre studiare tante lingue, c'è una lingua comune che è la coscienza di Krishna, che è la coscienza di Dio. Srila Prabhupada diceva, se noi presentiamo la coscienza di Krishna, le persone sentiranno, indipendentemente dalla lingua, indipendentemente dalla cultura, non importa.
e vi dico, un'esperienza meravigliosa. Io personalmente non cambierei mai questa esperienza con nient'altro al mondo. Essere in un paese straniero, trovarsi non in condizioni facili e dipendere da Krishna. E vedere ogni giorno come Krishna ci aiuta. Vedere ogni giorno come Dio ci aiuta. Assolutamente, assolutamente. Probabilmente io ho saputo proprio in questi giorni, ho 67 anni, che non mi daranno la pensione perché sono all'estero, no? Ho detto, ma non importa, non importa. E immediatamente le persone aiutano, immediatamente, senza nemmeno dirlo, immediatamente Krishna ispira le persone ad aiutarci. Quindi qual è il problema, no? Se cerchiamo di dipendere da Dio e soprattutto ispirati da Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, predichiamo la coscienza di Krishna, Srila Prabhupada ha detto tante volte, non vi mancherà niente, non avrete nessun problema. Quindi è molto importante, Jagannath è universale, così noi siamo parti del Signore Supremo, quindi abbiamo le stesse caratteristiche, tornando al discorso originale. Quindi oggi, l'ultimo giorno del Ratha Yatra, l'ultimo giorno del Ratha Yatra, il Signore Jagannath rientra al Mandir, ma rientra immaginariamente, perché il Signore Jagannath, come abbiamo visto ieri sera, va in tutto il mondo. E Srila Prabhupada ha capito perfettamente questo sentimento di Jagannath, per questo che io non mi stanco di farvi vedere queste immagini. Quindi queste immagini noi ce le abbiamo sull'altare, e quindi è veramente la nostra carta d'identità. Questa è l'identità di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada vuole portare Jagannath in tutto il mondo, e questo è proprio fin dai primi giorni. Srila Prabhupada che predica in un parco a San Francisco 1967, quindi in America, con Jagannath accanto. Quindi vedete, l'ha fatto mettere accanto a lui. Quindi alla domanda di Paolo, come presentare Jagannath? Semplicemente presentiamolo, poi Jagannath, che è nel cuore di ogni essere vivente, farà tutto da solo, come ha fatto con noi. Quante volte noi abbiamo pensato, ma chi è questo signore che suona il flauto? Questo signore, ma come può essere Dio che suona il flauto? Ma chi l'avrebbe mai immaginato? Ma invece è la cosa più normale, è la cosa più naturale. Qual è l'età più bella? Qual è l'età più bella? Quando una persona nasce, Paola, qual è l'età più bella della vita? L'età più bella della vita è 16 anni. 16 anni. Krishna ha scelto di crescere fino a 16 anni. E poi si chiama Navayovana. Quindi aveva 125 anni, più di 100 anni a Kurukshetra, ma ne mostra 16. Quindi qual è lo strumento più bello da suonare tra tutti gli strumenti musicali, se non è il flauto? Qual è lo strumento più dolce, più affascinante? È proprio il flauto. Quindi qual è la bellezza, qual è il corpo più bello tra un uomo e una donna? Ovviamente una donna. L'uomo è peloso, è brutto, non è bello. E Krishna ha un corpo dolce, ha un corpo delicato, non ha un corpo di muscoli. Non è un palestrato che va in palestra, Krishna. Non ha bisogno. E quindi il suo corpo è bellissimo, i suoi occhi, i suoi piedi, è tutto al massimo. Quindi è per forza Dio Krishna, perché è tutto al massimo. Lui è onnipotente, ma non ha i muscoli. Ma non ha i muscoli. Quindi in Krishna tutto è il massimo. Tutto è il massimo che si possa desiderare, anche come colore, tutto. Quindi ovviamente Krishna è Dio. Grazie a tutte queste caratteristiche, noi siamo abituati a pensare che Dio non ha una forma, siamo abituati a vederlo in mezzo alle nuvole, anziano, vecchio, che giudica. Ma Dio si diverte. Questa cosa facciamo noi quando abbiamo il tempo libero? Cosa facciamo noi? Ci divertiamo. Quindi Krishna non lavora, si diverte. È per questo che svolge solo dei divertimenti. Allora, se andiamo a studiare,
la vita di Krishna, la filosofia di Krishna, le attività di Krishna, le caratteristiche di Krishna, sono tutte al top, sono tutte le cose migliori che ognuno di noi desidera. È per questo che Krishna, come risultante, è infinitamente affascinante. Quindi Krishna non parla, canta, Krishna non cammina, danza, è tutto al massimo, è tutto al massimo. Un ragazzo di 16 anni, bellissimo, estremamente affascinante, parla tutte le lingue, anche degli animali, non solo degli esseri umani, anche degli animali. Quindi ogni cosa è sublime in Krishna, ogni cosa è incredibile e quindi ovviamente è infinitamente affascinante. Quindi che discorsi possiamo fare? Allora tante cose, Paola Bocchi, tante cose ci appaiono strane. Ma perché ci appaiono strane? Perché siamo diventati noi strani, perché siamo diventati uomini della giungla, abbiamo dimenticato la cultura, abbiamo dimenticato il vero senso della vita. E allora tante cose ci appaiono nuove, ma praticando la coscienza di Krishna, soprattutto cantando Hare Krishna, purificando la nostra coscienza, Jagannath diventa la cosa più normale. Il suo sorriso, i suoi occhi, che Krishna suona il flauto, è la cosa più normale. Che Krishna sia così bello e che non abbia muscoli, che non abbia barba, che non abbia peli, è così bello Krishna. Non è una scimmia tutta pelosa, tutta piena di muscoli, di nervi. È un essere vivente meraviglioso, dolce, e simultaneamente è il più bello che possa esistere e simultaneamente il più potente, ma non una potenza che dipende dai muscoli, una potenza che dipende dalle sue energie illimitate. Parashya Shakti Vividai Vashruyate. Noi pensiamo a una persona forte, immaginiamo subito due spalle, braccia enormi, muscoli infiniti, ma questa non è la potenza, questa è solamente una trasformazione di un corpo umano, ma la forza non è questa. La forza è in colui che con un dito solleva una collina, questa è potenza. La forza è una persona che solleva una collina cantando, danzando, sorridendo, non sudando, non facendo sforzi. Questo è Dio, la persona suprema, che semplicemente si diverte, che non ha un lavoro da compiere, perché non ha niente da ottenere. Noi andiamo a lavorare perché abbiamo bisogno di uno stipendio, perché abbiamo bisogno, lavoriamo per bisogno, ma Dio si diverte perché possiede già tutto. Quindi è ovvio che la sua vita è un lila, è un divertimento. Allora vedete che è tutto normale, la coscienza di Krishna è la cosa più normale, dobbiamo noi tornare nella normalità. E quindi Jagannath questa sera, quindi gli viene offerto questa bevanda buonissima, meravigliosa. Quindi Jagannath, Subhadra e Baladeva, quindi prendono questa bellissima bevanda, si rinfrescano una settimana, sono stati a Gundice e poi rientrano nel tempio e ricominciano le attività di sempre. Ma tra le attività di sempre c'è Jagannath che viaggia in tutto il mondo. Quindi avete visto che nonostante il lockdown i devoti comunque hanno continuato a cantare, comunque Jagannath ha continuato a viaggiare, a moltiplicarsi in tutto il mondo, esattamente come Tulasi Devi. Vedete i miracoli, come avvengono i miracoli. Tulasi Devi era solo in India, per il desiderio di Srila Prabhupada è stata portata in Occidente e Srila Prabhupada personalmente ha dato dei semi a Govinda Dasi, a questa devota, gli ha spiegato con quale devozione adorare Tulasi Devi e adesso lei ha generato Tulasi Devi in tutto il mondo. Adesso ovunque ci sono Tulasi Devi, ma Tulasi Devi è il termometro della devozione, non può nascere, crescere e esistere in un posto dove non c'è devozione. Devozione significa amore, amore per Krishna, amore per i devoti e amore anche per tutti gli esseri viventi come i nostri fratelli. Allora grazie devoti, stasera non abbiamo parlato molto
direttamente di Srila Prabhupada, abbiamo parlato delle sue glorie attraverso il Signore Jagannath. Quindi domani Jagannath rientra nel Tempio e ricomincia la vita normale. Quindi oggi è l'ultima attività di Jagannath, che si disseta. Quindi dopo una settimana di ferie che ha vissuto insieme agli abitanti di Vrindavana, a Gundice. Quindi grazie, grazie cari devoti, care devote, Paola Montanari, Hare Krishna, Hari Bol, saluti a Emanuele, Paola Bocchi, Antariami Prabhu, grazie ancora, Antariami Prabhu è un bravo devoto che ci aiuta sempre, lavora e ci aiuta, quindi grazie infinite, è arrivato quello che hai mandato, grazie Antariami Prabhu, sei molto gentile. Lorena, Hare Krishna, grazie anche a te. Lorena è una bravissima devota del Signore Jagannath e tutte queste puntate per il Signore Jagannath le ho fatte anche per ispirazione da parte di Lorena, perché chiede sempre di Jagannath. Grazie, grazie molte. Quindi Massimiliano, Fernando, Marco, Anna, grazie, grazie veramente a tutti. Grazie a Anna Bocchi per le tue domande. Hare Krishna. Buona serata a tutti, cari devoti e care devote. Srila Prabhupada ki jai, Jagannath Swami ki jai. Hari Bol, grazie a tutti.